sono treni di concezione più moderna rispetto a quelli che abbiamo e abbiamo revampizzato, quindi hanno caratteristiche prestazionali e di comfort molto più elevate, hanno delle velocità molto più consistenti, dovremmo poi vedere in linea come riusciamo a consentire la compatibilità, hanno una capienza di circa 190 posti. Questi treni sono fondamentali per integrare il nostro servizio, migliorandolo in termini di comfort e frequenza. L'obiettivo è quello di attrarre sempre più persone sui treni e creare un asse, specificatamente da Randazzo a Catania, di persone che già dall'anno prossimo potranno, scambiando annesima, arrivare direttamente al centro di Catania in sicurezza, comfort e puntualità. L'anno prossimo noi arriveremo nel centro della città, a Piazza Stesicolo, con la metropolitana. Con questi nuovi treni i collegamenti saranno molto più rapidi e migliori dai paesi dell'Etna, da Paternò, da Adrano, da Biancavilla, ma anche sul versante ionico, e quindi avremo una offerta di trasporto pubblico locale straordinaria. Sono 4 treni, 3 sono già a Catania, 1 sta ancora in Polonia, 4 almeno entro fine gennaio, massimo i primi di febbraio. E hanno anche dei carrelli nuovi, nuova progettazione, e per cui ci servirà qualche test in linea un po' più approfondito. E sempre con lo stesso accordo, se tutto funziona con lo stanziamento dei fondi, che saranno fondi regionali, cerchiamo di prendere un altro lotto di treni, minimo di 3, sperando eventualmente se riusciamo a fare 4. Questi sono costati circa 14 milioni di euro, compreso tutte le spese, e quindi lo stesso secondo lotto, ogni treno costerà uguale perché è all'interno dell'accordo quadro. Circumetnea è un caso di successo evidente, è una vecchia azienda che faceva trasporto locale dei paesini attorno all'Etna, sta diventando una delle più belle aziende in Italia di trasporto metropolitano. L'obiettivo è anche quello di rinnovare i nostri mezzi per permettere una migliore fruizione turistica, quindi stiamo pensando al cicloturismo, stiamo pensando a manifestazioni itineranti con proiezioni video all'interno dei treni. Cercheremo di utilizzare i nuovi treni per migliorare il servizio di trasporto pubblico da un lato e per concentrare le nostre forze di rinnovo sullo sviluppo turistico della tratta, che sicuramente ha delle potenzialità enormi anche da quel punto di vista. Molta meno gente andrà in auto nel cuore della città e potremo andare con trasporti pubblici economici, puntuali e veloci.